Riccardo Ponzio, a inizio anno in una delle trasmissioni di TV6 aveva accennato a un progetto nuovo. Eccolo qui, è avverato, ne vogliamo parlare. Sì, finalmente lo possiamo svelare. 2 anni abbiamo lavorato su questo progetto, fino ovviamente è stato un percorso lungo. Oggi vederlo realizzato è davvero un grande orgoglio, anche per me come pilota, perché ho finalmente la possibilità di debuttare su una vera auto da Formula 1. Ecco, farei un campionato importante, un campionato della Federazione Internazionale Automobilistica. Che tipo di campionato è? Campionato europeo, di carattere europeo, sono 6 tappe. Si correrà a fine marzo al Mugello, che è il nostro debutto italiano nella categoria. I nostri avversari sono di tutto rispetto. Il nostro avversario principale è un nostro competitor austriaco che corre con una Toro Rosso del 2005, ci darà filo da torcere, ma noi siamo ampiamente preparati sia tecnicamente che agonisticamente a competere contro di lui, e speriamo di stare anche davanti. Sedermi dove è stato seduto un campionissimo come Eddie Irvine già di per sé è un'emozione per me, poi poterla portare in gara e vestire insomma i suoi colori ancora di più mi emoziona, ma mi dà motivazione affinché insomma questo progetto prenda forma e si veda anche nei risultati, che sono convinto porteremo a casa. E la cosa che mi fa piacere è che il team è all'80% abruzzese. Dal punto di vista tecnico, questa macchina correrà grazie a persone che hanno dedicato gli ultimi anni a imparare a gestire questa macchina, che prima era gestita dal team Jaguar ufficiale. Porteremo insomma la qualità, esporteremo la qualità abruzzese a livello europeo con questo progetto. Allora ricordiamo, 28 e 29 marzo, prima tappa di questo tour europeo, allora in bocca al lupo. Crepi, grazie.